Luciano Lutling è chiamato il bandito gentiluomo, il ladro gentiluomo, il Robin Hood rubava i ricchi per dare ai poveri. Vogliamo raccontare, con te mangiavano tutti... Ho vinto da vetrina, lavoravo anche il vetriero, ora ero davo del mangiare, commercio, quando c'erano i soldi la sera si andava al night, l'orchestra la suonava per te, perché mangiava il salmone, dai trichetti e via. Hai creato anche l'Interpol. Era la vecchietta che la vendeva i fiori, Margherite, compravi più la gabbietta e poi gli regalavo i tusanti. Era la malavita mia di quei tempi. Anch'io facevo quei lavori. Perché dopo di lì ci ho preso il calo, ci ho cominciato l'August. Cosa è successo? Che facciamo qualche rapinetta, sai, si entra nel giro, sai. Volente o non volente, entri nel giro. Poi dopo, questo qui, come si chiama, il giugnani l'altro, quelli della polizia, il carabiniere. Ma mi correva dietro, lui è il nerdone, io mi hanno reso la vita impossibile. Sì, ma andava lì da mio padre che diceva, signor Lutin, dove è suo figlio? Lui gli diceva, mio padre, è in Svizzera, lavora in Svizzera. E mio padre taseva, gli diceva, no, dove sei? Una sera vanno lì che fa, noi l'oscuri, che era l'oscuri, e che era, facevano più e camisa, siete tutti insieme, automaticamente che fa, signor Lutin, abbiamo bisogno di suo figlio che è stato testimone di un incidente. Ah, se l'è per un incidente si trova lì, ma fare sta. E chiede mio padre. Poi dopo, cosa è successo? Che io vado in Francia, dici Buffero di Val dell'Italia, perché sai, vorrei in Francia, perché mentre i marsigliesi venivano in Italia, mi davi la sua paese. Ti capisci? Abbiamo invertito le rotte. Automaticamente, cosa succede? Che prima di andare in Francia, c'è i miei tre ragazzi che operavano con me, collaboratori, insomma, dipendenti, qualche tempo. Automaticamente due vengono con me in Francia. Uno che era giovane, che aveva 19 anni all'epoca, che voleva 21 anni per andare, sì o no? E mi fa, io non mi lascio venire, mia mamma Luciano, fammi imparare il mestiere. Beh, vuol dire, la prossima volta che andavi in banca, te vetti alla casa e mi tengo in mano violinista, con il mitra, quella de fuera che fa finta di leggere il giornale, e la macchina che le de fuera, sai, che l'aspetta sui marciapiedi. Passa, andiamo dentro, tutto, sai, facciamo il colpo, passa un minuto, passa due minuti, passa tre minuti, e questi dopo un po' mi sento chiamare, Luciano, Luciano, e vuol dire, dacca il numero di telefono, controlliamo, se andrei a fare una rapina, te mettiamo per no. Allora, sai, vado lì piano pianino, mi dici, cosa che è? E mi fa, non mi danno i soldi, come non ti danno i soldi? Non mi danno i soldi, era tutto impacciato sto povero ragazzo. E guardi, sullevi il coso che era scritto versamente, l'ha sbagliato sportello. Perché hai sbagliato sportello, guarda, te lo giuro, sembrano male. Come per esempio una volta abbiamo fatto una rapina in Piazza Napoli, prima di andare in Francia, perché io sono stato molto emigrante, se avevo lavorato in tutta l'Europa. No, andavo in Francia, Benelux, Olanda, Belgio, Germania, lavoravi. Hai fatto una bella vita, va? No, andavo, lavoravo di là. Ma mica troppo, due anni che ne fate filare. Ma da 42 anni di carcere, senza aver ammazzato nessuno, senza aver sparato un colpo, 42 anni di galera, poi, guarda che in tanti, Sì, da tirare del codice. Sai, poi quando mi hanno ciappato a Parigi, mi hanno sparato una rapica di mitra, Ma no, massacrato. Insomma, prima di andare in Francia, cosa succede? Facciamo una cassa di risparmio, andiamo lì a fare un colpo, arriva un dente tanto deciso, perché il cellulare all'epoca era no, non c'erano i contatti come oggi, te telefono, va che San Ferrano, va che arriviamo adesso, va che arrivano gli altri, non c'era. Entriamo decisi per fare un colpo. Cassiere fa, ancora qua, come ancora qua? Arrivo adesso, così. Arrivo adesso, ci hanno già rapinato questa mattina, mio padre, tutto imbarazzato, è appena andata via la polizia, la sede non ci ha ancora mandato i soldi, insomma, ci abbiamo qui un po' di spicciolo, guardiamo un po' di monete, quindi la sta, va, passeremo un'altra volta. Quasi qua ero io che dovevo fargli questa cosa.